Ieri sera alla Caffetteria Cavallo si è svolto il primo dei quattro aperitivi di beneficenza organizzati dal Movis al fine di raccogliere fondi da destinare a quei negozianti che vorranno rendere i propri esercizi commerciali accessibili anche a chi ha difficoltà a deambulare. Già un primo intervento è stato fatto presso il bar Zanzibar grazie ai fondi raccolti in estate dal Movis. Adesso si spera di poter intervenire anche sugli altri. Questi fondi serviranno per rendere accessibili, come già abbiamo fatto, locali della Via Cavour, in modo tale che la Via Cavour, adesso centro commerciale quasi a tutti gli effetti della città, possa diventare come un qualunque centro commerciale, ovvero completamente accessibile anche per le persone disabili. Adesso, visto che ancora la Via Cavour deve essere completata per le ultime due traverse, chiederemo un impegno all'amministrazione comunale affinché possa mettere in regola anche gli altri esercizi della Via Cavour, almeno quelli di quel pezzo di strada che ancora deve essere completata. Inizialmente l'aperitivo di beneficenza si sarebbe dovuto svolgere presso il locale in cui sono stati effettuati i lavori, ma pare che i titolari abbiano fatto dietro front. Per gli aperitivi di beneficenza siamo stati costretti a cambiare la sede del primo aperitivo, che volevamo fosse fatto proprio in quel bar dove erano stati realizzati i lavori, a causa dell'insensibilità dei proprietari dell'attività, che prima avevano dato la loro disponibilità ad aiutarci per questi aperitivi come una sorta di ringraziamento per i lavori che lì erano stati compiuti.